Dal Vangelo di Marco. In quel medesimo giorno, venuta la sera, Gesù disse loro: «Passiamo all'altra riva». E congedata la folla, lo presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che siamo perduti?» Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati». Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono?» Sorelle e fratelli carissimi, questa domenica la buona novella vi raggiunge dal santuario di San Gabriele, di cui si sta celebrando il centenario, quasi per contrapposizione con il tema di cui parla il Vangelo. Il Vangelo parla di mare e di tempesta, noi siamo ai piedi del gran sasso che dà l'immagine della solidità, di ciò che non si può spostare, di ciò che non può vacillare e anche della serenità di fronte al corpo di questo grande santo patrono di tutto l'Abruzzo. Gesù ha terminato la sua giornata in cui ha insegnato attraverso le parabole, annunciando il suo Vangelo e la venuta del Regno di Dio. È sera, è stanco. Ci saremmo aspettati che dicesse ai suoi apostoli: «Beh, preparatemi un po' di cena e così ci riposiamo». Invece dice ai suoi apostoli: «Andiamo all'altra riva», la riva opposta del mare di Tiberiade, la riva dove abitavano i pagani, altre culture, altre filosofie, altre abitudini sociali, altre religioni, altre fedi. In quella riva, l'altra riva, Gesù e gli apostoli non conoscevano nessuno. Cosa vanno a fare di sera all'altra riva? Sicuramente questo episodio, carissime sorelle, carissimi fratelli, è un episodio realmente accaduto, ma è anche una pagina di teologia. Gesù e l'Evangelista Marco ci vogliono insegnare qualcosa che non vale semplicemente per gli apostoli, ma vale anche per noi, discepoli di oggi, del terzo millennio, del 2021. Tante volte anche noi facciamo l'esperienza della sera, della notte, e tante volte anche noi facciamo l'esperienza che durante la notte, nella vita nostra personale, nella vita delle nostre famiglie, nella vita delle nostre comunità, nella vita della Chiesa universale, nella vita del mondo, arrivano le tempeste, arrivano le bufere. Non possiamo essere esentati da esse. Le bufere e le tempeste ci saranno sempre. Dobbiamo imparare ad attraversarle. Dobbiamo imparare ad attraversarle avendo con noi Gesù, così com'è, allo stesso modo in cui con loro lo avevano gli apostoli. È fondamentale avere Gesù così com'è con noi sulla barca, nella nostra vita, cioè non un'immagine che ci siamo fatta noi di Gesù, non un'immagine che ci siamo fatta noi di Dio, ma così com'è. Gesù si è rivelato in un certo modo, noi così dobbiamo accoglierlo. Gesù ci ha rivelato il volto di Dio come il volto di un padre, così dobbiamo accoglierlo. Nella nostra traversata, quindi, può arrivare la burrasca. Essa esprime le resistenze, le difficoltà che incontriamo nella nostra vita. Le difficoltà quando, come gli apostoli, ci viene chiesto di andare all'altra vita,
all'altra riva, cioè di fare un passaggio, di annunciare il Vangelo a chi non crede, di annunciare il Vangelo a chi è fuori della Chiesa, ma anche le difficoltà interiori che ognuno di noi affronta nell'essere coerente con il Vangelo che annuncia. Ci sono quindi le resistenze esterne, ci sono quindi le resistenze interne. È stata l'esperienza degli Apostoli, è l'esperienza della Chiesa nel corso di questi 2000 anni, è l'esperienza di noi, Chiesa di oggi. E Gesù a volte, in questo tempo, in questa traversata, nell'affrontare le tempeste, sembra dormire. Ma non è così. Gesù non dorme. È come quando a volte i genitori fanno finta di dormire giocando con i propri figli, con i propri bambini. Sono ben svegli, sono ben presenti, sanno quello che devono fare. E quando Gesù viene svegliato, la prima cosa che fa è eliminare la fonte della paura. Gli apostoli avevano timore della tempesta, del vento, delle onde che quasi affondavano la barca e Gesù, prima di ogni altra cosa, zittisce il vento e calma le onde. Poi si rivolge agli apostoli attraverso un rimprovero. «Sono con voi». Perché avete paura? Perché non vi fidate di me? E quante volte anch'io e anche voi, sorelle e fratelli carissimi, non ci fidiamo di Dio? Quante volte anche noi proviamo a fare tutto da soli, salvo poi arrenderci di fronte a delle difficoltà che diventano per noi insormontabili? Gesù ci invita a considerare sempre la sua presenza, che non a caso sulla nave è a poppa, cioè il posto del timoniere, colui che guida la barca, colui che indica la meta, il traguardo, la direzione che il cammino deve avere. Quindi, avviandomi alla conclusione, vorrei domandare a me stesso e a voi, chi è che dorme sulla barca, cioè nella traversata della nostra vita? Chi è che dorme quando a sera e a notte dobbiamo affrontare le tempeste? Gesù o ciascuno di noi? Chi dorme? Il Signore oppure dorme la nostra fede? Perché diciamocelo sinceramente, tante volte noi viviamo una fede superficiale, tante volte viviamo una fede occasionale. Viviamo la fede del Natale e della Pasqua, viviamo la fede della festa del patrono e di qualche pellegrinaggio, ma non lasciamo a Gesù la possibilità di guidare la nostra vita ogni giorno. Non permettiamo al Vangelo di inserirsi nella quotidianità della nostra esistenza. Non modifichiamo il nostro modo di pensare, il nostro modo di parlare, il nostro modo di giudicare, il nostro modo di agire. Allora Gesù, con questa pagina, ci rimprovera dolcemente: perché non vi fidate di me? Cambiamo la nostra vita, non resistiamo più alla presenza del Vangelo nella nostra esistenza, nel nostro cuore. Saremo migliori noi e saremo più capaci di annunciare e testimoniare il Vangelo sia dentro la Chiesa che a coloro che sono fuori della Chiesa. Saremo capaci di farlo perché portiamo Gesù nel cuore e quando abbiamo Gesù nel cuore possiamo attraversare anche le valli più oscure, come dice il Salmo, ma non dobbiamo temere perché Lui è con noi.